devi percorrere per partecipare al Giro d'Italia. E quando realizzi i tuoi sogni c'è solo una cosa che puoi fare, sognare qualcosa di più grande. La Nippo Vini Fantini è tornata. Dalle strade del Giro d'Italia alla conquista all'Estremo Oriente. La storia di una stagione vissuta tutta all'attacco, all'inseguimento del traguardo più grande che un ciclista possa immaginare. Fissare un punto al di là dell'orizzonte delle proprie possibilità e raggiungerlo pedalando. Un team multilingue, un capitano con ancora tanta fame, uomini d'esperienza, giovani talenti italiani, insieme ai nuovi campioni del sollevante. Questa è la Nippo. La prima squadra di ciclismo italo-giapponese. Uniti da un obiettivo, correre per vincere ovunque, anche dall'altro capo del mondo, senza perdere mai il sorriso. Perché se un vero campione è quello che vince sempre, un vero uomo è chi è pronto ad affrontare ogni sfida. Forza, Nippo! Fausto Coppi diceva che per un corridore il momento più esaltante non è quando si taglia il traguardo da vincitori. È invece quello della decisione, quando si decide di andare avanti e continuare, anche se il traguardo è lontano. Ed è con questo spirito che la Nippo Vini Fantini è qui per l'inizio di questo suo secondo Giro d'Italia, con il sorriso sulle labbra, ma la voglia di stupire tutti. Anche se stessi. Qualsiasi gara inizia con la classica sgambata di ricognizione. Ma questa gara è il Giro d'Italia, una gara talmente speciale che ti può capitare di tutto. Anche di essere in Olanda e quindi di dover lasciare l'ammiraglia nel parcheggio. E la cosa non può che divertire tantissimo Giuliani, che per un giorno può tornare in sella alle sue origini. Faccio l'ammiraglia con la bici perché qui in Olanda non si può seguire con la macchina. Allora se qualcuno buca mi fermo al bar e mi faccio venire a riprendere. Siamo alla vigilia, un bel bar per scaramanzia, un caffettino. Ci vuole. Ah sì? Bello. Oh, stai qua. Dammi 50 euro. Non ce l'ho adesso. Non ce l'ha. Allora appena torniamo alla se buco io devo dalla ruota e venitemi a prendere. Fregate con quella d'Italia. Ma faccio cambio ruota, no? La quantità di lavoro per prepararsi a una prova come il Giro va oltre ogni immaginazione. Lo staff della Nippo Vini Fantini si occupa di tutto con competenza e attenzione maniacale. Perché la vittoria si ottiene solo curando ogni dettaglio e i dettagli sono davvero tanti. Questo scritto stiamo preparando. Aspetta un attimo. Qui abbiamo il reparto integratori e troviamo praticamente di tutto. Tutto quello che i ragazzi assumono durante la gara, prima della gara e anche al mattino a colazione. Magnesio, vitamina B1, B6 e zinco. Carnitina, il guaranà. Gel a base di zuccheri, non contiene caffeina, barrette di ogni tipo, aminoacidi complessi, sali minerali, carbo pure, maltodestrine, il power drink, recovery drink. Ovviamente anche i muscoli vanno preparati e insieme a loro la testa. È l'occasione di conoscere uno dei nuovi arrivi in casa Nippo Vini Fantini, Greg Abode. Greg ha già corso con questa maglia nel 2014, quando la Nippo Vini Fantini era ancora una squadra Continental, vincendo 5 corse. È stato ingaggiato da un altro team, la CCC, ma dopo una sola stagione ha deciso di tornare dove si sente a casa. Ma Greg non è solo un cavallo di ritorno, è anche un puro sangue. Oh, c'hai il sorriso dei bei tempi! Eh? Hai il sorriso dei bei tempi stamattina. E io riparto aprile, penso, in squadra, sono contento. Greg è un romantico, basta vedere la vittoria di Don Oratico e la spontaneità in cui abbracciava e aspettava tutti quanti. Cioè non è una questione di soldi, ma veramente gli piace questa famiglia. Non è che io parlo molto bene italiano, però capisco. Faccio tutto 100% per me e per squadra, sempre. Fregate! Ma la prima cosa che ti fa capire di essere a una gara speciale è la cerimonia di presentazione delle squadre, perché al Giro d'Italia si fanno le cose in grande, pure in Olanda. Primo giro. In terra straniera. Guarda là, Giulio.
Ce la Madosk, non bere troppo. Siamo solo la prima squadra, bisogna aspettare fino alla fine così tiriamo le somme. Non siamo neanche la prima tappa. La Nippo Vini Fantini si presenta al via del suo secondo giro piena di grinta ed emozione, quella che è negli occhi dei suoi ragazzi. Damiano Cunego, Edward Grosu, Greg Abole, Riccardo Stacchiotti, Yuri Filosi, Giacomo Berlato, Gianfranco Ziglioli, Genki Yamamoto, Alessandro Bisotti. La situazione in casa Nippo Vini Fantini è più grave del previsto. Le gare a cui prendono parte saranno vietate ai minori di 18 anni, ma in una gioia. Siamo qui guardando questa gioventù che cresce e noi invecchiamo. Speriamo che vada tutto bene, dai. Berlato è il Beckham della Nippo Vini Fantini, adesso vedrai quando si fa il ciuffo tutto tirato all'indietro con l'elastico. È uno spettacolo. I ragazzi della Nippo Vini Fantini sono così, consapevoli dei propri limiti ma comunque ambiziosi. E non solo quando si parla di vincere una tappa. Mamma la maglia rossa, la maglia rossa. L'orso si è svegliato. Guarda, te devi riprenderle perché mi salutano tutti. Fra 10 minuti inizia, eh? La ricreazione è finita. Anche se oggi non si corre, c'è una piazza con 10.000 persone in attesa. Una piccola anticipazione del bagno di folla che li attenderà lungo ogni chilometro. Il momento in cui il giro ti accoglie, ti abbraccia e ti ricorda che valeva la pena sognarlo quando eri solo un bambino. Lascia veramente senza parole. È emozionante vedere un fiume di persone intorno a tutte le squadre e sinceramente non sono abituato. E la squadra quando è salita sul palco è stata qualcosa di forte. Trema la voce, mi batte il cuore. Però so che sono davvero una passerella rosa e non vedo l'ora di essere domani in bici con loro. Spero veramente che questi ragazzi si portino a casa qualche bel risultato per loro e per noi. È unico il giro, è la soddisfazione di esserci di nuovo, ma determinati a fare subito bene e subito meglio. Quest'anno saremo dei veri cacciatori di tappe, divoreremo chilometri in fuga e speriamo anche di conquistarci qualche traguardo intermedio e qualche traguardo finale. Adesso facciamo una bella prova, parto così, proprio da bello rumeno, facciamo le prove di bellezza, dobbiamo essere i più belli. Primo giorno e subito una cronometro. Per quanto corta, una cronometro non è mai facile, soprattutto per chi, come i ragazzi della Nippo Vini Fantini, non è uno specialista. I sorrisi e la campagna olandese vestita di rosa non devono ingannare. Oggi sarà subito dura. Perché oltre alla strada e al tempo c'è un altro avversario, l'emozione di essere qui. Qualcuno, come Yuri Filosi, per la primissima volta. Yuri è uno dei giovani talenti italiani più quotati, ma al suo primo anno di professionismo, a causa di alcune cadute, non è riuscito a partecipare al giro. Questa volta è qui pronto a dare battaglia insieme ai suoi compagni, a scrivere i primi capitoli di una lunga carriera. Filo, ma un po' di motivazione in più tu li massacri a tutti quanti, c'hai un fisico, sembra che sei un palestrato, porco Giuda. Mi sembri Moserone bei tempi con il capito, la vena, tac! Yes, spettacolare.
comunque potevano anche spazzare in terra, ma guarda, io gliel'ho detto dopo Francoforte, ho detto un avviso ai naviganti, cioè, per favore, 4-5 videli, ma l'ho chiamato, io ho chiamato tutto l'Olanda, ho detto guarda che arriva Filosi che è caduta, Francoforte porta dietro la panchina, quella dell'autobus, perché è un po' sporco. Se tu hai visto prima, erano con la scopa, l'hai vista la prima curva? Perché l'ho chiamato io? Sono innamorato di tutti. Grinta. Facciamo grinta. Fatto a mano, handmade. Dentro? Sì. Eh? Non siamo in Olanda, siamo in Trentino. Vivi buona fortuna. Sono rinfrescato perché c'è un caldo, ragazzi. Prima tappa oggi. Sai, da ragazzino sei un po' spensierato, dici ah giro che bello di qua di là. Poi alla fine. I tifosi sono venuti dal Trentino per fargli sentire il loro supporto, ma Yuri non è il solo ad essere emozionato, perché la scenografia è maestosa, la folla è enorme, i nomi alla partenza di primissimo livello, ma soprattutto perché questo è il Giro. It's a god-awful small affair to the girl. Quella che sta per partire è la prima di 21 tappe. Migliaia di chilometri, salite, caldo, pioggia, freddo, fatica, cadute, rischi, crisi, volate. Bello, Ma quando un ciclista si presenta alla partenza, pensa solo a cosa c'è alla fine di quelle 21 tappe. Un posto nella leggenda del ciclismo. Look at those cavemen go. It's the freaky ass. Hey, Ano, Cuneo! Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh, man, wonder if he'll ever know. Is there life on Mars? Vai, vai, forza Olanda! Ancora sono caldi. Dobbiamo andare in temperatura. Fra un paio di birrette ci siamo. Come soffro. In una cronometro si parte uno per volta e si arriva uno per volta. Per chi è sulla miraglia è una giornata estremamente stressante. Corridore dopo corridore si spera e si soffre. La Nippo Vini Fantini non è una squadra costruita per andare a cronometro, ma Yuri Filosi si difende alla grande. È il migliore della squadra nel suo primo giorno nella Corsa Rosa. Anche in una giornata così dura c'è un motivo per sorridere. Bello, Tanta gente è più emozionante forse così, singolo. Ce li soffriamo uno alla volta, ce li soffriamo. Guarda quanta gente, ragazzi. Tranquillo. A lei che si fa a velocità, a lei. Hop, hop, hop. A lei filo velocità, a lei. Filosi credo sia il migliore dei nostri oggi, Quindi lui è grosso. Sì. Infatti ora aspettiamo Grosso. Allegro su, allegro su, è in posizione, via, lei. Dai. Subito velocità, lei, taglia. Deve aumentare un po', vecchio. Dai, ancora. Dai, grosù, va bene lì, stai lì. Comunque ha rotto il ghiaccio, che è l'apertura. No, non è un bel tempo. Non è andato. Sicuramente no, non è un tempo ottimo, se no l'avrebbero detto.
Oh, ma guarda chi c'è allora. Qua al partenza andavo tipo 62-63. Porca miseria, no. Dove andavi con la velocità lì? Dosati un po', Cristo. Mi tocca insegnarvi tutto. Edoardo, non ti sto ripolverando. Vedrai che la prossima volta tieni a mente quello che hai fatto oggi. Vedrai che la prossima volta vai meglio. Spero che tu capisca. Dai che da domani proviamo a far meglio. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, across the mills, past the stacks. C'è sempre un domani in cui si può fare meglio. E quel domani è già arrivato perché il giro non ti dà respiro. Ma ieri, quando va male, lascia sempre delle scorie. Ed è da lì che si deve ripartire, perché ieri non possa ritornare. Il momento per lasciarsi alle spalle la strada già fatta e iniziare a fare quella futura è la riunione tecnica del mattino. Io dico sempre che noi la dobbiamo prendere giorno per giorno, perché ieri, quando siamo arrivati, io penso che voi eravate delusi. Cioè, noi eravamo delusi, voi ancora di più. Non dobbiamo rischiare, tra virgolette, per quel che si può, di farsi male. Non dobbiamo essere scorretti con le grandi squadre, che è importante anche quello, perché siamo all'inizio del giro e c'è un'esasperazione tale e per quello si cade tanto. Detto questo, non è che dobbiamo stare fuori gara. Se noi riusciamo all'obiettivo, il primo obiettivo, di prendere la maglia che è la montagna, noi abbiamo vinto, ma ci dà serenità a tutti quanti. Noi dobbiamo ripartire quando siamo 22esimi, non possiamo solo che migliorare. Chiunque la prende la maglia, abbiamo vinto e cerchiamo di fare la volata, pure un piazzamento, pugniamo al piazzamento e poi ripartiamo dall'Italia. Va bene? Orario giù, aspetta raga. Vai, va. Oh! Oh! Basta. Quando ci si guarda negli occhi e ci si mette tutti in discussione, è un attimo ritrovare tutto ciò che ti ha portato fino lì. Oggi c'è il sole, c'è la folla, c'è il percorso tortuoso e insidioso tipico di una grande classica del nord. Ma soprattutto c'è di nuovo l'inarrestabile ottimismo della Nippo Vini Fantini. Oggi le cose non possono che andare meglio. È la prima tappa in linea di questo Giro d'Italia, fra Arnhem e Nijmegen. 190 chilometri che contengono anche, dopo tre quarti di tappa, il Gran Premio della Montagna del Giro. E quindi la possibilità di indossare la maglia azzurra. Oggi sarà una guerra totale fino al traguardo volante, perché Kittel può prendere la maglia rosa e dopo c'è un Gran Premio della Montagna che non interessa, è lì il momento da provare a scattare. E poi in volata Santo Grisù, aspettiamo lui, vediamo cosa si inventa. Gli faccio pure fare. Incredibile quello che si vede oggi. Ma è pazzesco, guarda, è incredibile. Oggi a godersi la tappa in ammiraglia c'è anche Valentino Sciotti. È più di uno sponsor. È un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al ciclismo e che ha creduto per primo al progetto Nippo Vini Fantini. Per lui il ciclismo è fatto di ragazzi che inseguono un sogno e di uomini che dedicano se stessi ad aiutarli in questa impresa. È per questo che sorride così felice. Quando c'è una gara, Valentino ha lo sguardo di un eterno innamorato. Questa è come la maratona di New York. Quando tu corri la maratona di New York, così. Siamo alla prima tappa. Diciamo che siamo andati in fuga con l'uomo più predisposto per le fughe, Berlato, il solito Berlato. C'ha un sorriso stampato perché a volte è veramente solare. A volte, anche se fa fatica, sembra che ride, invece fa fatica. Cazzo, guardi la partita, che c'è? Sì. Che c'è? No, sto aspettando la diretta. Due barrette, come vanno ste moto? Meglio che quando me ne eravamo in bici. Non si sa mai nel finale. No. Senti un po' che vuoi, un po' di vino, acqua. Pedalando agile sei proprio fico. Ce ne sta birrando, già sta birrando. Vai con la birra! I fuggitivi stanno entrando nel centro abitato di Vamel.
presenza. Vi inviamo anche la presenza di un folto pubblico, prestare la massima attenzione. Chi c'ha tutta la birretta in mano? Alto tasso di alcol, festa. Fracket! Se siamo in fuga. Bene, bene, senza problema. Tu avevi il Garibaldi? Il libro di corso. Oui, oui, oui. S'appelle Garibaldi. Garibaldi. Se noi gagniamo il GPM, tu ce soir, ouais, de boire beaucoup de vin. Hein? Oh, ouais, boire, c'est bon? Mais... c'est pas un sacrifice. I wanna drink un bon sake. Attention, s'il vous plaît. Ouais. Eccolo. Dio mio, è partito troppo presto. Allora vince. Troisième. C'est la même chose de l'année passée. Attenzione, si è disputato ora il Gran Premio della Montagna di Bergendal. Peccato, ci abbiamo provato e ci riproveremo. Il corridore della Nipolini Santini Berlato cerca di rilanciare l'azione dei tre al comando, ma il gruppo è sempre più vicino. Vai Sberla! Dio mio, non lo prendono più. Siamo solo noi. Grinta? Grinta. Grinta questa. È rimasto solo Berlato davanti, gli altri due corridori sono stati riassorbiti dal gruppo a 19,8 km all'arrivo. E allora attenzione, a 8 km dal passaggio in zona traguardo il vantaggio di Berlato della Nipovini Santini è di 51 secondi. C'è papi. Vai Sberla! Adesso speriamo in una buona volata. Ale, bella, guardo quanto pubblico c'è, Ale, bravo, hai fatto un grande numero oggi, Ale. 4 km all'arrivo per il gruppo. Stacchio questo, un po' chiusi. Ecco chi viene ufficializzato in questo istante. Vince come detto il dorsale 61-61 Kittel Epic Quick Step. 4 ore 38 minuti 31 secondi. Berlato anticipa troppo l'attacco e perde la volata per il Gran Premio della Montagna. Ma mentre i suoi compagni di fuga si arrendono uno dopo l'altro, lui tiene duro. Rimane davanti da solo, una di quelle fughe di altri tempi che emozionano chi ama davvero il ciclismo. 180 km su 190 in fuga e all'attacco. Oggi ha dato uno spettacolo meraviglioso. Per noi una visibilità incredibile, penso. Poi il bello, ci avevamo lui davanti e gli ultimi dietro, dovunque inquadrato. Sì, 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 ho visto. Berlato è andato a un centimetro dalla grande impresa, ma questo è solo l'inizio, perché il giro adesso torna a casa in Italia, dove tutto può accadere. Metà squadra affronterà le Alpi proprio mentre l'altra metà della Nippo Vini Fantini affronterà il Monte Fuji. E per la prima squadra italo-giapponese della storia del ciclismo non potrebbe esistere un momento migliore. Scalare le montagne più belle del mondo e riuscire a vincere. Non importa quando o dove, l'importante è continuare a credere.